Abbiamo presentato un'interpellanza in Consiglio regionale per la questione del CUP, perché la prima interpellanza del 2019 ha confermato tutti i nostri timori. Era un appalto in scadenza all'epoca, chiedevamo di accelerare le procedure. Siamo nel 2022, l'appalto è ancora lo stesso, ampiamente scaduto, oltre i 5 anni previsti dal capitolato, in alcuni casi anche molto di più dei 5 anni. Con una situazione che per i dipendenti è ancora disastrosa, molti sono in part-time con contratti del contratto collettivo nazionale veramente molto esigui rispetto a quello che fanno, quasi 500 dipendenti in Abruzzo e soprattutto con le rassicurazioni dell'assessore che non sono state mantenute. L'assessore Verici diceva che l'appalto sarebbe stato ripristinato, diciamo sarebbe partito nel 2019, non è stato così. Ci diceva che sarebbero stati sentiti i sindacati per discutere, almeno nel disciplinare tecnico, tutte le cose che non vanno per il CUP, che non sempre funziona alla perfezione per la cittadinanza, e anche questo non è stato assolutamente mantenuto. Chiediamo quindi di conoscere tutte queste vicende, chiediamo di capire come si può andare avanti in prorogazione su questo contratto oltre i tempi stabiliti, cerchiamo di capire perché le ASL dell'Abruzzo, a differenza di quelle delle altre regioni, non hanno stabilito dei protocolli di intesa sulla legalità e sulla trasparenza con i sindacati, chiediamo di capire se verranno salvaguardati i loro posti di lavoro e chiediamo di capire come dal 2019 a oggi sono aumentate 90 unità di personale e quelle che c'erano, che erano part-time non per scelta, in realtà sono rimaste comunque part-time.